Bentrovati, nuovo appuntamento con Capannori, notizie della città. E oggi siamo in esterna, siamo veramente nel cuore, nel centro di Capannori, assieme all'assessore Francesco Cecchetti. Con lui parleremo di alcuni importanti investimenti dell'amministrazione comunale Menesini sul territorio. Parleremo di scuole, ma cominceremo dalla cultura, perché siamo di fronte a quella che sarà la nuova residenza artistica dell'amministrazione comunale di Capannori, un centro culturale dedicato soprattutto ai ragazzi, che verrà realizzata in quella che è l'ex sede del consorzio agrario. Per tanti anni era stata in disuso, poi il comune ha fatto un investimento importante, l'appoggio prima sulla Misericordia, che ne ha fatto sostanzialmente un magazzino di protezione civile. Ora sono iniziati gli iter veri e propri per farla diventare quella che sarà una residenza artistica. Cosa ci verrà qui, assessore? Ma intanto siamo nel centro di Capannori, un centro su cui l'amministrazione in questi anni ha investito molto. C'è qua dietro il bioparco, che ha un anfiteatrino naturale per gli eventi. Qua a pochi passi c'è Arte, che a breve sarà di nuovo in funzione, il nostro cinema teatro. Qua comunque vicino c'è la piazza di Capannori, teatro del primo maggio di tante manifestazioni, c'è l'area verde dietro il municipio dove si svolge la rassegna Ma la notte sì che quest'estate tornerà, e poi c'è quella che è una novità di queste ultime settimane, ed abbiamo terminato dal notaio proprio la firma per l'acquisizione da parte del comune dell'ex consorzio agrario, dove verrà una residenza artistica. Cos'è una residenza artistica? Intanto è un luogo in cui investe la Regione Toscana, perché i fondi arrivano dalla Regione Toscana, e la residenza artistica è un luogo non solo in cui si va a fruire di un'esperienza teatrale, una rappresentazione teatrale, piuttosto che qualcosa legato alla danza, qualcosa legato all'arte contemporanea, alle arti visive, ma in cui anche si fa dell'ospitalità culturale un luogo di produzione culturale, quindi un luogo non solo vivo per gli eventi, aperti per la cittadinanza, ma anche un luogo che diventerà luogo di produzione appunto culturale, per cui artisti di fama anche nazionale e internazionale, stiamo lavorando anche all'aspetto della multiculturalità, verranno a Capannori non solo a rappresentare i loro spettacoli ma anche a produrli, quindi giornate di prove, giornate di lavoro sul territorio, per poi arrivare a fare spettacoli che saranno made in Capannori, prodotti a Capannori, rappresentati a Capannori ma poi portati anche altrove. Siamo in chiusura di una fase amministrativa, presto se ne aprirà un'altra. Questo era anche un progetto di riqualificazione definitiva del centro, perché dopo l'ex Supercinema, che è diventata Arte, qui era veramente un punto che necessitava di un intervento da parte dell'amministrazione comunale, e diciamo che con questo si chiude il cerchio anche per quanto riguarda non solo la cultura ma soprattutto il mondo giovanile, perché Artemisia, la piccola Artemisia a Marlia, e qui adesso quello che diventerà un centro vero e proprio insieme alle varie scuole di musica sparse sul territorio. Sì, è chiaro, anche dal punto di vista della scuola di musica sono attualmente in corso i lavori alla civica a zone, dove la civica scuola di musica tornerà. Attualmente è appoggiata a Santa Margherita perché c'era il tempo necessario per fare gli eventi, ma a settembre tornerà a zone la scuola di musica, e qua ovviamente sarà un polo culturale proiettato sulle giovani generazioni, perché sarà proiettato appunto sull'arte contemporanea, su aspetti innovativi, mentre Arte manterrà diciamo un aspetto legato a una cultura più generale, generalista, al cinema e diciamo anche a un'apertura più a 360 gradi. Qua si punterà proprio sui giovani, sull'innovazione, sull'arte contemporanea più di avanguardia. Ci siamo spostati soltanto di qualche metro, siamo veramente nel cuore del capoluogo di Capannori, ed è da qui che facciamo insieme all'assessore Cecchetti un excursus di quelli che sono stati gli interventi di edilizia scolastica più importanti di questi 5 anni, alcuni dei quali vanno avanti, alcuni dei quali sono stati annunciati adesso. Partiamo da quelli: i lavori alla scuola elementare del centro di Capannori, che è stata ampliata in maniera importante, e poi soprattutto i 2 asili nido, con un lavoro anche sul sociale, perché l'amministrazione comunale riesce ad andare incontro alle famiglie con difficoltà economiche per garantire l'asilo nido in forma gratuita, asilo nido di Tassignano che è partito da zero, e il rifacimento dopo un inciampo, quello che fu dell'isola di Lammari, che presto sarà pronto per accogliere i bambini.
Ma diciamo che in questo mandato abbiamo colto una grande opportunità, quella del PNRR che dava la possibilità alle amministrazioni che investivano in progettazione di attrarre risorse molto importanti sull'edilizia scolastica e sull'edilizia dedicata alla prima infanzia. Dico solamente che ad oggi abbiamo 32 milioni di euro a Capannori che o abbiamo speso o stiamo spendendo sull'edilizia scolastica. Sono stati ristrutturati completamente i plessi durante i 10 anni dell'amministrazione Menesini di Pieve San Paolo, di Lunata, di Segro Mignonpiano, di Guamo. Attualmente sta terminando il lavoro di ampliamento della scuola primaria di Capannori che sarà pronto a giugno, quindi a settembre, anno scolastico 24-25, si andrà nella nuova, si sfrutterà la nuova parte ampliata. Sono appaltati i lavori, quindi partiranno nelle prossime settimane i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola media e del liceo. Sempre di Capannori, ci sono i 5 milioni per il nuovo polo scolastico di Camigliano, saranno in partenza quest'estate i lavori di rifacimento integrale per la sicurezza, per l'antisismica, per l'antincendio, per renderle più belle e fruibili della scuola dell'infanzia di Cologno Ora di Compito, della scuola elementare di Segro Migno in Monte, della scuola elementare di Massa Macinaia e poi gli asili nido. Qui si va a recuperare un gap che non è di Capannori ma è in generale italiano. Ci sono pochi posti negli asili nido per i bambini del nostro paese, intendendo davvero paese per l'Italia. È un problema perché le famiglie hanno sempre più bisogno di avere entrambi i genitori che lavorano, i nonni spesso lavorano anche loro o non sono nelle condizioni di badare i figli. C'è un tema pedagogico, cioè l'importanza anche per i bimbi di frequentare gli asilo nido, per cui noi stiamo, e ci sono già i lavori in corso con le ditte appunto impegnate attualmente nella demolizione, nel demolire il Cosimo Isola di Lammari che sarà ricostruito in questo modo, sanando anche il vulnus ormai di 10 anni fa della chiusura per l'inagibilità e la demolizione. Ricordiamo, no? Inagibilità perché c'erano state delle infiltrazioni di acqua dal tetto e per sicurezza fu chiuso. Sì, tra l'altro c'è stata poi una causa che ha fatto sì che l'amministrazione sia stata ritenuta meritevole di un risarcimento danni come parte lesa. Però c'è un vulnus e andiamo a sanare ricostruendo nuovi 60 posti di asilo nido a fianco di quello di Marlia che rimane in funzione, quindi sono posti in più che vengono messi a disposizione delle famiglie. E poi un altro impegno che ci eravamo presi, che era quello al momento della chiusura della scuola elementare di Tassignano, fece discutere all'epoca riaperta nell'allargamento di Lunata, si era detto che Lunata che nel frattempo è quasi raddoppiata, è stata fatta la palestra, è stato fatto il parco, il parcheggio. Lunata nel frattempo si è allargata e ha appunto tramite fatto un esproprio proprio allargato e fatto un bellissimo giardino, e a Tassignano ci sono attualmente i lavori in corso per demolire l'ex scuola. Avevamo detto fine sociale educativo di quello spazio, ci verrà un nuovo asilo nido per 30 posti. Bene, con questo ringraziamo l'assessore Francesco Cecchetti. Capannori Notizie dalla città torna la prossima settimana.